Adesso il discorso degli assenti, io non ho mai pianto per coerenza, mi piace essere sempre in linea con quello che è il mio pensiero, perché le assenze danno sempre opportunità a chi subentra di poter dimostrare il proprio valore. D'altronde le rosse si compongono apposta. Chiaro che ci sono dei giocatori che sono abbastanza importanti nel contesto di una squadra, però deve essere anche motivo di, come posso dire, da parte della squadra, dei compagni, di dare quel qualcosa in più affinché poi le assenze non pesino, soprattutto nell'economia del risultato. Quindi lo spirito di gruppo, lo spirito di squadra serve anche a questo, non saper sopperire alle difficoltà che magari in un campionato naturalmente propone. Adesso è capitato a noi, ma capiamo un po' tutti. Una partita difficilissima, dire difficile è poco, perché intanto io conosco benissimo l'ambiente ascolano, che sono di quelle parti, sono quasi di casa, no? Conosco la mentalità, conosco la passione che c'è ad Ascoli, ma soprattutto conosco il valore adesso della squadra che è stata rifondata a gennaio e che il nuovo allenatore Sottile, ma anche il direttore sportivo Pulito stanno valorizzando al massimo, perché è una squadra che sta facendo la meglio di 2 punti a partita dopo il cambio allenatore. Quindi valori tecnici della squadra, motivazioni a mille da parte dell'allenatore e direttore sportivo, l'ambiente che comunque è sempre molto vicino alla squadra. Sono tutte componenti che rendono la partita, come ho detto prima, non difficile ma difficilissima. Però in questo campionato, che io non mi sono accorto che ci siano partite facili, quindi è un po' nella norma trovare questo tipo di difficoltà. Noi siamo pronti a affrontarla perché chiaramente vogliamo fare il risultato, come è normale che sia, senza stare a fare tanti. Ecco, a volte la difficoltà e l'impegno deve aumentare un po' la motivazione e l'aspetto anche caratteriale e temperamentale della squadra. Questa storia è verissima. L'unica cosa romanzata che tu hai scritto che c'era anche mia moglie era più piccola dei miei 2 anni, quindi non stava sulla classe mia. Questo Ok. è preciso. No, vabbè, sono cose da ragazzini, no? Io ero tifoso dell'Ascoli, anche perché la Serie A l'ho vista Ascoli, da noi le Marche, l'Ascoli ha rappresentato un movimento, diciamo, aprì il calcio professionista, il calcio di alto livello a noi della provincia, è l'unica società che è stata la prima, quindi poi noi siamo anche vicini, quindi non si poteva non tifare Ascoli. Chiusa questa parentesi, ti rispondo alla prima domanda. Milan Djuric, intanto come tutti gli attaccanti, io chiedo loro la prestazione, poi la prestazione, se viene il gol, è tanto di guadagnato, ci mancherebbe, però non è che uno si rende stabile a far gol, perché a volte uno fa un gol e non fa prestazione, sono 2 cose che poi non vanno bene, secondo me. La prestazione porta alla realizzazione anche del gol, non è che pensare solo a essere realizzativo. Lui sta giocando per la squadra, lo fa in maniera importante, in maniera egregia, sappiamo noi tutti la sua importanza nel contesto del nostro modo di giocare, però non deve assolutamente farsi un problema. Io non ho nemmeno parlato di questo fatto qui, perché la cosa che più conta è che si giochi da squadra, poi il gol è una cosa naturale che viene da sé, e poi ci sono i momenti in cui gli attaccanti non fanno gol, altri che la mettono dentro, magari che solo li sfiora, sai come funziona, no? Quindi non deve essere un assillo o un motivo di ansia o di preoccupazione. Sul fatto che lui ha avuto 2 o 3 giorni che aveva preso una botta l'ultima partita, è stato a riposo perché impossibilitato ad allenarsi. È chiaro che un giocatore strutturato e pesante come lui, però secondo me potrebbe anche avergli fatto bene, perché ha sempre giocato, si è sempre allenato, a volte 2 giorni più di riposo, tra virgolette, potrebbero solo giovargli. Questo è da scoprirlo magari domani dopo la partita o prima, insomma, ecco.